Konnichiwa, poracci. Ore no channeru he yokuso. Koko wa YouTube Italia no ichiban gemu o shaberu bangumi dasu yo. Oggi parleremo delle ultime novità sul futuro di Nintendo e Switch, delle importanti aggiunte al Game Pass di Microsoft e dei dati di vendita di PS5 e dei suoi giochi nel Regno Unito. Curiosi? Beh, immagino di sì, ma prima di addentrarci nell'edizione di oggi del TG Poro, sapete cosa fare? Potete supportare il mio canale con un semplice gesto, lasciando like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Se poi vi sentite proprio dei real poracci, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove troverete i memini in HD, che neanche si vede bene. Ora sposto l'inquadratura. Partiamo con qualche notizia da trattare al volo. Animal Crossing ha raggiunto un altro traguardo importantissimo. Il gioco fondamentale della lineup Switch del 2020 si è dimostrato essere un vero e proprio fenomeno su scala globale, tanto che i suoi dati di vendita si sono dimostrati i migliori di sempre per un videogioco Nintendo in Europa durante il suo primo anno di pubblicazione. Con oltre 7 milioni di copie vendute nel vecchio continente, possiamo dire che la serie ha definitivamente fatto breccia nel cuore dei giocatori europei. Bene così. Avete presente poi come Nintendo si sia dimenticata di festeggiare il compleanno di The Legend of Zelda? Per me è un comportamento scandaloso. E sì, va bene che non si volevano togliere i riflettori dai festeggiamenti per Super Mario, ma sarebbe bastato anche un semplice post di auguri, come infatti è stato fatto per ricordare il terzo anniversario dall'uscita di Star Allies. Ora, con tutto il bene che posso volere a Kirby, ma vi pare normale una cosa del genere? Sono sempre più convinto che Nintendo ami trollare la sua fanbase. E per chiudere questa carrellata iniziale, vi segnalo la nascita di un nuovo studio interno a Sony, ovvero Haven. Il team sarà capitanato da Jade Raymond, una vera leggenda del mercato videoludico. Raymond ha ricoperto il ruolo di producer per titoli del calibro del primo Assassin's Creed e recentemente era stata coinvolta nel progetto Stadia. Staremo a vedere cosa sarà in grado di sfornare da questa sua nuova avventura sotto l'ala protettrice di Sony. Bene poracci, ci siamo di nuovo. Bloomberg ha ricominciato a spifferare informazioni riservate sul futuro di Nintendo. Questa volta non si fa riferimento unicamente a un'ipotetica Switch Pro, ma ai piani dell'azienda per l'immediato futuro, che sembra intenzionata a infrangere nuovi record di vendita anche nei prossimi 12 mesi. Come evidenzia Takashi Mochizuki su Twitter, sebbene molti analisti ritengano che il picco di vendite di Switch sia stato raggiunto nel 2020, complice l'aumento della domanda durante il lockdown, i produttori software e i rivenditori affermano che Nintendo sia convinta che il trend positivo di Switch continuerà ad aumentare in positivo anche durante tutto il prossimo anno fiscale. Questo significa che l'azienda di Kyoto si starebbe preparando per affrontare da aprile 2021 una richiesta di console e software addirittura maggiore di quanto visto nell'anno scorso. Nintendo infatti si aspetta per il prossimo anno fiscale di portare le vendite di software a ben 250 milioni di unità, anche grazie, sempre secondo delle fonti anonime, ad una lineup ancora sostanzialmente da annunciare, ricca di titoli di richiamo. Le stesse catene di produzione che si occupano dei chip di memoria NAND, presenti all'interno delle cartucce di gioco, sarebbero state preparate per incrementare la produzione e in generale Nintendo starebbe cercando di evitare in tutti i modi di incorrere nei disagi causati dai rallentamenti delle fabbriche produttrici di componenti elettronici. Se a questo si sommano tutti i rumor relativi all'imminente produzione di un nuovo modello di Switch e ai piani di Nvidia di cessare la produzione del chip Tegra X1 Mariko posto alla base di Switch e Switch Lite, l'azienda di Kyoto pare essere pronta per affrontare nel migliore dei modi il prossimo anno fiscale. E anche solo ripetere i dati di vendita del 2020 sarebbe comunque un risultato epocale. Staremo a vedere insomma se Switch riuscirà a confermare il trend positivo di crescita per il quarto anno consecutivo e a sorpassare così con facilità anche le unità totali della Wii. Intanto dalle parti di Microsoft continuano le politiche ultra aggressive per quanto riguarda il Game Pass. Dopo il colpaccio messo a segno con l'acquisizione di Bethesda, marzo continua a vedere aggiunte significative alla libreria del servizio in abbonamento della casa di Redmond, tra cui figura anche un titolo che i fan Nintendo ricorderanno benissimo. Sono numerosi i titoli che si aggiungeranno all'offerta del Game Pass per questa seconda metà di marzo. Tra i più notevoli spiccano sicuramente Undertale, disponibile dal 16
10 su cloud, console e PC, Nier Automata dal 18 marzo su PC, Yakuza 6 che andrà a completare tutta la serie e sarà disponibile dal 25 del mese e Outriders uscirà direttamente sul pass a partire dal 1 aprile. Il titolo che più impressiona è però Octopath Traveler, in arrivo sempre il 25 marzo, un JRPG fino ad ora esclusiva console su Switch. La produzione Square Enix è forse uno dei GDR nipponici che più ho apprezzato dell'attuale generazione e fa veramente piacere vederlo aggiunto su Game Pass, un passaggio che gli permetterà di essere conosciuto sicuramente da un pubblico vastissimo, che se non altro lo proverà anche solo per curiosità. Le mire espansionistiche di Phil Spencer in questo periodo sono palesi più che mai, e se l'intenzione era quella di attaccare il mercato giapponese, beh, la nuova collaborazione con Square Enix potrebbe essere un ottimo punto d'inizio per avvicinarsi ai giocatori nipponici. E voi poracci, cosa ne pensate di questo marzo all'insegna del Game Pass? E per chiudere, torniamo a parlare di PS5. La console Sony continua a essere richiestissima e ogni volta che torna disponibile, anche se per breve tempo, riesce a scombussolare le classifiche di vendita non solo hardware, ma anche software. Nel Regno Unito, ad esempio, la piattaforma Sony ha fatto sì che il re incontrastato delle ultime settimane, ovvero Super Mario 3D World, perdesse la sua corona. Le classifiche dei giochi fisici della settimana in UK parlano chiaro. I frequenti ma brevi restock della console vengono accompagnati da un incremento significativo delle vendite dei giochi disponibili sul sistema. Sono ancora tantissime le esclusive Switch che occupano le parti alte della classifica, ma al primo posto figura Marvel Spider-Man Miles Morales, che occupa la vetta per la prima volta dalla sua uscita a novembre. Anche togliendo dal conteggio le vendite su PS4, il gioco di Insomniac rimarrebbe primo in classifica, visto che la versione PS5 rappresenta il 90% delle vendite complessive. Oltre a Spider-Man, sono tanti i giochi che hanno visto un incremento netto. Immortals Phoenix Rising ha venduto al 52% in più rispetto ai 7 giorni precedenti, raggiungendo il 14° posto in classifica, mentre Mortal Kombat 11 Ultimate ha visto un boost del 200%, rientrando nella top 40 direttamente al 18° posto. Questa è solo l'ulteriore conferma di come la next gen debba ancora iniziare il suo reale ciclo vitale. Finché le console saranno disponibili solo con scorte limitate, difficilmente avremo un'idea chiara della reale domanda nei confronti dei nuovi hardware. Ed è chiaro come tutti i grandi publisher stiano temporeggiando nell'attesa che la situazione si risolva. Uno scenario tutto sommato positivo per Nintendo, che può tirare avanti con Switch senza troppi problemi, ma che crea una staticità nel mercato che prima o poi dovrà risolversi. Secondo voi, quando potremo dare effettivamente il via alla next gen? Prima di salutarci, vediamo i risultati dell'ultimo sondaggione. Alla domanda, il Game Pass arriverà mai su Switch e PS5? Il 58% di voi è convinto che questo non sia uno scenario plausibile. Per quanto anche io sia dell'idea che rivoluzioni del genere non accadano da un momento all'altro, l'acquisizione di Bethesda è una di quelle mosse che scombinano radicalmente gli equilibri e qualche passaggio epocale prima o poi me lo aspetto. In attesa che la rivoluzione si compia, mi raccomando, come al solito, vi voglio pronti a votare per il prossimo sondaggione, che andrà online poco dopo la pubblicazione del video. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Se vi piace rimanere informati sul mondo dei videogiochi in modo poraccio, l'invito è sempre il solito. Un like, attivate le campanelle delle notifiche e seguitemi su tutti i social. Se poi proprio volete, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Bloomberg, Michele Pass, ciao! Yatta!